Andrea Grego, da poco il verdetto dell'Aquila, capitale italiana della cultura 2026, nel suo volto traspare un po' di delusione. In queste occasioni è difficile nascondere l'amarezza, ovviamente complimenti a tutti i 10 finalisti e complimenti a chi ha svolto il lavoro per la candidatura di Agnone, capitale della cultura. Però l'amarezza è troppo grande anche per fare una riflessione in questo momento. Io credo che tutte le aree interne del paese che erano rappresentate in questa sede da Agnone meritavano di più, meritavano maggiore considerazione, meritavano soprattutto un giudizio scevro da qualsiasi tipo di condizionamento. Perché ahimè questa vittoria dell'Aquila sembrava già annunciata da tempo e questo non fa mai bene quando si parla di cultura. Quindi l'unica cosa che mi sento di dire è fare un enorme in bocca al lupo ad Agnone, a tutto il Molise. Bisogna rimboccarsi le maniche e crederci, continuare a credere nel fatto che un futuro non solo è possibile, ma deve essere costruito con una grande qualità della vita in quelle aree interne del paese che ormai soffrono sempre di più. Certo, questo poteva essere un ottimo aiuto, ma non arrendiamoci, bisogna assolutamente continuare a crederci. Oggi quanto è importante mettere in campo quei progetti scritti nel dossier? Beh, fondamentale e ovviamente io all'interno delle istituzioni farò tutto quello che posso per non far spegnere i riflettori a livello regionale, perché tanto lavoro è stato fatto e quel lavoro può portare dei straordinari benefici a tutta la comunità molisana. In definitiva le pressioni mediatiche, non ultimo, l'ultimo porta a porta. Io non mi esprimo sul giornalista Vespa che insomma ha dimostrato secondo me una meno che sufficiente caratura giornalistica, mettiamola così, perché su una televisione di Stato, su una televisione pubblica fare un endorsement in quel modo come lo ha fatto lui alla vigilia della designazione della capitale italiana della cultura è stato perlomeno spiacevole, per non utilizzare altri termini, ma il suo operato in quel momento lo ha qualificato come professionista, solo questo mi sento di dire.